Da Dario Cataldo, è finito il giro, primo bilancio. Ma bilancio che ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto davvero tutto il possibile, purtroppo non è arrivato un risultato come speravamo, dopo aver perso il leader cercavamo una tappa che purtroppo non è arrivata e andiamo via un po' così a mani vuote, però contenti di aver dato tutto, di averci messo tantissimo impegno, quindi dai, va bene così, guardiamo avanti. Gorizia e Stradella sono state le tappe dove hai provato la fuga e poi ti chiedo il passaggio in Abruzzo, che ha significato per te? Il passaggio in Abruzzo, come già detto, è stato qualcosa di veramente molto emozionante, anche perché con questo periodo di Covid era tanto che non tornavo giù in Abruzzo, quindi comunque è stato veramente bellissimo vedere la mia gente, la mia famiglia lì a bordo strada. E per le fughe, sì, a dir la verità, sono entrato nelle fughe sbagliate, perché comunque nelle tappe che erano più adatte a me come percorso è lì dove dovevo esserci non c'ero, nelle altre tappe mi sono veramente distrutto le gambe da solo, quindi niente, mi spiace un po' per questo, perché comunque ad esempio ieri stavo molto bene sulle montagne come piacciono a me, quindi vabbè, niente, pazienza. Ultima Davide, Dario, immediato futuro, dicevo Davide perché Cassani, ecco, Cassani tra un po' farà le convocazioni dopo l'italiano. Quanto ci speri nelle Olimpiadi? Impossibile? Ma no, non credo, perché comunque sono tanti corridori che stanno andando molto forte e non credo di essere in quella rosa, quindi non ci sto neanche pensando, sinceramente. E nell'immediato futuro vediamo, adesso dobbiamo riprogrammare un po' la stagione, per adesso staccherò qualche giorno, poi vedremo. Rosa in cielo, in Piazza Duomo, per celebrare.